La stagione di piscine e lidi all'aperto inizia oggi a Como da Villa Olmo, che riapre la struttura in riva al lago. Le normative a livello nazionale prevedevano dal 15 maggio la possibilità di tornare in piscina, solo nelle vasche esterne, ma solo da questa mattina si registra il primo via effettivo sull'Ario. Le piscine al chiuso dovranno attendere fino al 1 luglio per poter tornare ad accogliere i bagnanti. In tema di attività sportive, invece, il 24 maggio ci sarà l'atteso semaforo verde per le palestre. Saranno aperti anche gli spogliatoi, ma non sarà possibile utilizzare le docce. A Como al momento quello di Villa Olmo è l'unico lido aperto ed è già tempo dei primi tuffi in piscina e anche nel lago. È possibile prenotare online per poi accedere direttamente alla struttura, evitando la fila all'ingresso. Già questa mattina c'è chi non si è lasciato sfuggire l'occasione per stendersi al sole, approfittando della giornata primaverile per la prima tintarella. Sul territorio provinciale, il prossimo impianto pronto a ripartire è quello di Cermenate dal 24 maggio. A Cantù, invece, non è prevista una ripartenza prima del mese di giugno. Tornando nel capoluogo, invece, è iniziata la corsa per ripartire per la stagione estiva per il lido di Viale Geno. La società che ha vinto la gara per la gestione ha avuto accesso alla struttura, che deve però essere sistemata per poter essere riaperta.